E bentornati al Gusto nella Sfida, il format di Istituto Grandimarchi che vede da una parte i grandi produttori del gruppo e dall'altra altrettanti ristoratori. Un vino e una grande ricetta. Oggi ci spostiamo nel cuore verde dell'Italia. Siamo in Umbria, siamo a Torgiano e per gli amanti del vino Torgiano significa Lungarotti. Ad aprirci le porte della cantina sarà Chiara Lungarotti. A te Chiara, a presentarci il vino di oggi. Ci troviamo a Torgiano, piccolo borgo medievale tra Perugia ed Assisi, nel cuore del cuore verde d'Italia. È qui che la nostra famiglia ha le sue radici ed è qui che si trova la maggior parte dei nostri 230 ettari di vigneti da cui produciamo vini a denominazione di origine controllata e controllata e garantita Torgiano. Accanto alla tenuta di Torgiano dal 1999-2000 c'è una piccola tenuta che si trova a Montefalco, altra zona denominazione di origine controllata e garantita dell'Umbria, proprio perché la nostra famiglia ritiene che il vino debba essere espressione di un territorio, il territorio che noi conosciamo da un punto di vista pedologico, da un punto di vista climatico e anche da un punto di vista umano, è la nostra terra, è l'Umbria. Profonda espressione dell'Umbria è il nostro Torrigiano Vigna Irpino ed è questo il vino che abbiamo scelto per lanciare la nostra sfida. Diversi sono i motivi di questa scelta. In primo luogo le grandi doti di abbinabilità di questo nostro alfiere, che basa il suo carattere tra un equilibrio sapiente tra la potenza e l'eleganza. In secondo luogo è anche quello che è l'espressione di un territorio, ma ancor più di un'idea, quella che ebbe mio padre, dalla prima annata di questo vino che risale al 1970. Dal 1970 il Torrigiano Vignerpino, che è la versione di serva del nostro giovane Torrigiano, è un vino a denominazione di origine controllata bianco di Torgiano. Il Torrigiano Vignalpino è, come il Torrigiano giovane, un frutto di tre vitigni: il Grechetto, il vitigno bianco principe della nostra terra, il Trebbiano ed il Vermentino, varietà che è stata introdotta a Torgiano all'inizio degli anni 2000, nell'occasione di un lavoro di sperimentazione e di prova di messa alla prova di varietà bianche che ben potessero performare con i climi sempre più caldi, con le estati sempre più calde che già allora si prospettavano. Tra tutte le varietà provate, quella che mantiene perfettamente la sua acidità e quindi la sua freschezza nel vino è il Vermentino ed è così che è entrato a far parte dell'uvaggio del Torrigiano prima e del Vignerpino dopo. Nel bicchiere il vino si apre con delle note leggermente dorate, che già sprigionano profumi di frutti e fiori che invitano l'assaggio. Il colore esalta la preziosità del vino e il naso conquista subito al primo approccio, con delle note agrumate di pompelmo e dei sentori tropicali, e poi andando più in profondità con dei fiori bianchi, soprattutto tiglio e acacia. E preparano così il palato alla degustazione. Al palato il primo impatto è quello di una freschezza sapida, di una bella struttura, grande eleganza, un carattere che gli consente una grande abbinabilità e poi un finale con una bella persistenza estrema, con delle note che continuano leggermente sull'agrumato che dà poi spazio di nuovo a frutti bianchi. Oggi la sfida viene lanciata da Alessandro Restini della Locanda del Cardinale in Assisi. Chiara Lungarotti ha lanciato il suo calice della sfida. A raccoglierlo Alessandro Lestini, chef della Locanda del Cardinale. Siamo ad Assisi, in provincia di Perugia. A te, Alessandro. Buongiorno, sono Alessandro Restini e ci troviamo nella cucina della Locanda del Cardinale, un ristorante di Assisi. Accetto molto volentieri la sfida lanciata da Chiara Lungarotti perché creare un piatto partendo dall'assaggio di un vino è sempre molto stimolante e molto interessante. Quindi, buon
Utilizzando un vino del territorio e dei prodotti del territorio, abbiamo pensato ad un piatto che stesse molto molto bene con il Torrigiano Mignattino. È un vino molto elegante, presenta delle note fruttate quando praticamente andiamo a sentire i suoi profumi, e soprattutto l'equilibrio di questo vino e la piccola nota acidula si sposa molto ma molto bene con il piatto che andremo a presentare. Il piatto che ho pensato di abbinare a questo vino sono dei bottoni ripieni di cicerchia con un brodo di faraone. La particolarità di questo piatto è che abbiamo utilizzato due ingredienti molto 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 cari all'Umbria, come la cicerchia e come la faraona. Sono dei prodotti che vengono da piccole aziende, quindi da piccoli agricoltori e da piccoli allevatori. La cosa particolare di questo piatto, sul quale noi abbiamo molto puntato, sono i profumi, perché sia il brodo di faraona e sia una leggera parte di agrume, di limone che sta sopra il bottone, si sposa molto ma molto bene con il vino. Nel particolare abbiamo iniziato cucinando la cicerchia. Essendo una cicerchia fatta da un piccolo agricoltore, deve stare pochissimo tempo in ammollo, non ha bisogno di lunghe cotture e addirittura ha già una sapidità tale che le permette di essere condita con pochissimo olio e con pochissimo sale. Una volta che questa cicerchia è cotta, viene messa all'interno della nostra pasta, quindi la pasta fresca in Umbria viene molto utilizzata. Oggi utilizziamo delle farine particolari, macinata pietra, con dei grani riscoperti, e creiamo i nostri bottoni. Mentre facciamo questo procedimento, cuciniamo il brodo di faraona. La nostra faraona viene acquistata da un produttore locale che tiene molto alla qualità delle carni. La faraona in particolare, per fare il brodo, è una carne ricca di molte proteine, di molti sapori, e ha dei grassi molto ma molto più bassi rispetto ad altre tipologie di carne. Il brodo cuoce lentamente, viene aromatizzato con un pochino di ginepro, con una parte di alloro e pochissimo anice, ma che in realtà dà un perfetto profumo ed equilibrio al nostro brodo. Utilizziamo del sale per dargli un pochino di sapore e poi andiamo ad impiattare, quindi utilizzando i nostri bottoni cotti all'interno del brodo di faraona, un po' di gel di limone ricavato dalla buccia del limone che ci serve per dare freschezza al piatto e per richiamare quel gusto fruttato che è caratteristico del vino. Andremo poi a mettere il brodo pronto e a decorare con dei fiori commestibili. Cicerchie, faraona, quanta Umbria in questa ricetta e quanta Umbria nel calice. Continuiamo a raccontarvi i territori di questa nostra bellissima Italia, continuiamo a raccontarvi questi rapporti bellissimi tra chi produce grandi vini e chi esprime grande cucina. A voi non resta quindi che rimanere sintonizzati sui nostri canali social, i canali social di Istituto Grandi Marchi, e godervi i prossimi appuntamenti con Il Gusto nella Sfida. Alla prossima!